A voi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di oggi, Gesù da noi cristiani e dai suoi discepoli chiede quello che è più prezioso. In realtà Gesù chiede tutto, rinunciare a se stesso e portare la propria croce. E portare le proprie croci. Cioè, il Vangelo di oggi è la continuazione di quel conosciuto discorso di Gesù agli Apostoli, che tra poco a Gerusalemme lo sta aspettando la passione e la morte in croce. Noi sappiamo che Pietro si oppone a questo. Non vuole la morte di Gesù, dicendo: Maestro, Signore, non permetta questo, perché a te non deve avvenire questo. Pietro, che quasi sempre si rivolge a Gesù con Maestro, adesso in questo momento Pietro ha cercato di insegnare a Gesù. È conosciuto che Gesù a questo ha risposto che l'ha rimproverato severamente. Negli Apostoli è entrato quello umano e non per prima volta, come avviene da ciascuno di noi e quasi ogni giorno. E questo è fare il possibile, ma non prendere la propria croce, fuggire dalla croce. Purtroppo, spesso noi cristiani deboli, peccatori, insegniamo al Signore cosa Lui dovrebbe fare. E molto spesso noi preghiamo, Signore, per quello di cosa noi abbiamo bisogno, cioè quello che noi desideriamo, e non preghiamo per sua santa volontà. Dopo queste breve righe del Vangelo, Matteo continua quello che leggiamo nel Vangelo di oggi. Disse Gesù ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
ci sono tante cose che sono positive e utili per noi. Invece noi in questo vediamo solo la croce e la passione e cerchiamo di fuggire dalla croce. Il Figlio di Dio ha preso su se stesso tutte le nostre croci e per questo ordina a ciascuno che vuole entrare nel suo regno di seguire lui, Salvatore, accettando e portando la propria croce, la croce personale o familiare. Per esempio, qualche persona che ci comanda qualcosa, noi spesso diciamo: farò qualsiasi cosa devo fare, ma non darmi quella cosa lì. O magari faccio qualcosa di peggio, ma non posso fare questo. Cioè, proprio quello che ci è stato offerto in quel momento. Allora, questo o ci vergogniamo, o questo per noi è umiliante. Spesso noi diciamo: non riesco a fare questo, perché anche io ho la dignità umana. E spesso nei tempi di oggi si cita proprio questa dignità che è schiacciata, che non vale quasi nulla da tante persone nel mondo. Coloro che cercano di umiliare, sfruttare il prossimo. Fratelli e sorelle, ogni uomo, ogni santo ha la propria dignità umana, partendo da Gesù di Nazareth, che era e lo è ancora oggi santo e perfettamente puro, che è senza peccato, lui che è Dio. Salvatore dell'umanità. Lui è passato per terra facendo bene a tutti, ha aiutato coloro che appartenevano al suo popolo ebreo, ha aiutato i forestieri, ha aiutato anche i romani che allora erano occupatori. In una occasione ha nutrito qualche migliaia di persone. Ha guarito tanti, ha liberato tanti dai spiriti immondi, ha consolato, gli ha dato la forza della vita e la gioia, ha convertito tanti e a certi ha ridato la vita e tanti altri prodigi compiuti da Gesù. Ma è stato talmente tanto umiliato, non capito, deriso, perseguitato, torturato e alla fine crocifisso in croce. Lui aveva la sua dignità umana e divina ed è finito in croce. Tante persone sante nel nostro cristianesimo avevano e hanno ancora la propria dignità umana. E ci sono tanti che sono morti di sangue martire. O magari hanno avuto una vita da martiri e anche oggi vivono da martiri, vivono nella sofferenza quotidiana. Tanti che oggi sono in mezzo a noi, o magari per mezzo del mass media e radio, sono uniti a noi in preghiera. Anche loro hanno la propria dignità umana e soffrono tantissimo per Gesù. È dall'amore verso Gesù che è sofferente. Un cristiano che ama Gesù con pazienza porta la propria croce. Un cristiano che vuole salvare tante anime che sono in via che porta nella morte, con pazienza porta la propria croce dall'amore verso Gesù pregando e soffrendo per le anime. Un cristiano che vuole incrementare la sua gloria in cielo e la gloria e gioia di tante anime,
con pazienza e con amore verso Cristo in sofferenza, con pazienza porta la propria croce. Così Gesù invita anche noi per mezzo del Vangelo di oggi. Colui è che è consapevole delle proprie debolezze e dei propri peccati, colui che è umile dinanzi a Dio Trino e dinanzi alla gente, con pazienza porta la propria croce. Cristiano che ama Dio e uomo e che pensa all'eternità, con pazienza porta la propria croce, quella croce alla quale ci invita Gesù. Tanti oggi si pongono la domanda, li pongono alla Chiesa stessa o alla persona nella Chiesa, perché tanti soffrono, perché sono tanti in sofferenza? Coloro che non hanno l'esperienza del Signore, coloro che non leggono la parola di Dio, coloro che non vivono vita sacramentale. Loro pongono tante domande e non puoi mai rispondere alle domande che loro pongono perché continuamente pongono certe domande. Colui che vive la vita sacramentale, colui che ama Gesù Cristo, colui che crede nella vita eterna, colui che vede come sua vita passa in fretta e sempre di più vuole amare Dio e gli uomini, sempre di più vuole fare opere buone in questo mondo, lui non pone certe domande. A lui tante cose sono chiare. Lo Spirito di Dio parla per mezzo di lui e gli dà la luce nel cuore, nel razio, e tante cose li rivela Spirito di Dio a colui che ama Dio, vive Vangelo e lo mette in pratica. Lui non ha bisogno di chiedere perché i innocenti soffrono, perché tante guerre, perché tante ingiustizie, perché questo, perché quello, perché sempre perché. Le persone piene di spirito, piene di Dio, non pongono queste domande perché loro lo sanno, lo provano, gli è stato dato di comprendere questo. Invece coloro che nel cuore non hanno quello che ha l'uomo che vive la vita sacramentale, loro sempre chiedono qualcosa, sempre inventano qualcosa, commentano qualcosa. Evitano la croce. Cristiano che ama Dio, che ama il prossimo, a lui sono chiare tante cose. Quelle cose che non sono chiare, sa che saranno chiare quando viene dinanzi al Signore. Lui non pensa quotidiano perché, perché, perché. Gesù nel Vangelo di oggi dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e mi segua. Il cristiano che crede nel Figlio di Dio, Gesù di Nazareth, porta la propria croce come facevano tanti santi, tanti profeti. Fratelli e sorelle, preghiamo Signore Gesù ogni giorno e la Madre di Dio e cari santi, San Giuseppe, di ricevere la forza e la grazia da loro, da Dio Onnipotente, perché intercedono per noi presso Dio, queste persone sante come sono Giuseppe, Maria e tanti santi, così che loro intercedono presso Dio per noi, di pregare la grazia affinché noi come loro e come Cristo possiamo portare la nostra croce quotidiana, e seguire Gesù significa rinunciare a se stesso. Questo nei nostri tempi non è una cosa attraente, ma in realtà non era mai attraente portare la propria croce,
dall'amore verso Dio. Anche se tanti dicono che nei loro tempi è più difficile, anche 100 anni o 300 anni la gente diceva che proprio quello tempo periodo peggiore. Non dobbiamo altre strade da percorrere se non per le vie della croce, noi cristiani, che ci chiamano religione della croce, ma dovrebbero chiamarci religione dell'amore. Perché solo il cristianesimo dice: chiunque ti percuote su una guancia, voltali l'altra. Solo cristianesimo, e Gesù dice: ama i tuoi nemici. Quale religione dice: ama i tuoi nemici? Quale altra religione lo direbbe? Noi non siamo solo religione della croce, ma religione dell'amore. Beati coloro che amano Dio e uomo. Beati coloro che amano Gesù Cristo. Beati coloro che seguono e vivono quello a cosa ci invita Gesù Cristo. Unico vero Dio, unico vero Salvatore del mondo, perché non c'è altro Salvatore, ma Gesù Cristo è unico Salvatore, Lui è unico che è via, verità e vita, Lui ama tutti nella stessa maniera, a ognuno dà la possibilità, è paziente con tutti, questo non ha nessun'altra religione. Quello che è cristianesimo non ha nessun altro al mondo. Noi cristiani non dobbiamo tradire questo grandissimo dono che abbiamo, e questo è Gesù Cristo, la Chiesa di Cristo, Santo Papa, Sacramenti. Avremo e abbiamo tante benedizioni nella nostra vita. Rinunciare tutto e rinunciare a se stesso per il Vangelo di Gesù, perché in quel giorno possiamo ricevere tutto, a questo ci invita Gesù. Un detto dice: se tutte le croci dovessero essere portate insieme, tutti avrebbero preso la propria croce. Fratelli e sorelle, cari cristiani, accettiamo la croce che portiamo, perché la croce della gente che conosciamo, o la croce che noi desideriamo, la croce che porta i nostri prossimi, sarebbe insopportabile per noi. Accettiamo quello che abbiamo. Ringraziamo il Signore per quello che abbiamo ricevuto. Con l'aiuto del Signore, l'aiuto della Madre di Dio, portiamo quello che il Signore ci ha messo dinanzi, che ha messo nelle nostre mani, nel nostro cuore. Grati a Gesù Cristo e alla Madonna per la croce che abbiamo. Portiamo questa croce con amore, pregando al Signore di darci la forza di poter andare avanti e amare quello che abbiamo ricevuto. Preghiamo Gesù e la Madonna che ci diano forza affinché noi, come loro, accettiamo e portiamo la propria croce, la croce che è la via più sicura al cielo. Amen. Preghiamo al Padre Celeste che ci ha mandato suo Figlio, per renderci con la sua croce e per insegnarci a portare la sua croce. Padre, fa che con l'amore portiamo le nostre croci, per mezzo dei quali ci salviamo con tuo aiuto. Ti preghiamo. Padre,
che seguendo il tuo spirito teniamo i tuoi comandamenti per vivere bene sulla terra e in cielo, ti preghiamo. Il tuo spirito, Padre, rinnova la tua chiesa e la tua carissima vigna, ti preghiamo. Ricordati, Padre, di coloro che svolgono diversi servizi tecnici nelle istituzioni e coloro che molto raro sono apprezzati. Nel tuo regno accogli i nostri cari defunti, ti preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e non permettere che nessun uomo prova morte eterna per Cristo nostro Signore.